Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Paolo. Due argomenti con Gianluca Peciola. Il primo relativo alla vicenda del Teatro Valle. Noi ieri abbiamo avuto in collegamento Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, che ha espresso una posizione molto molto dura nei confronti dell'occupazione del Teatro Valle, chiedendo lo sgombero degli occupanti e degli abusivi, così come lui li ha definiti, e subito è arrivata la risposta proprio da parte del gruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà. Allora, Peciola, qual è il vostro punto di vista rispetto al futuro del Teatro Valle? No, bisogna ripartire da quello che è stato, nel senso che il Teatro Valle ha rischiato di essere oggetto di una operazione di privatizzazione e i ragazzi, gli artisti che hanno dato vita all'occupazione, sono intervenuti in quel contesto, quindi hanno rianimato il luogo che era a rischio, un luogo storico della cultura romana e nazionale, che di fatto è stato salvato dagli occupanti. Ora il tema si allarga, perché il Teatro Valle deve essere, come dichiarato dagli stessi occupanti, un bene comune, e qui si apre un dibattito che sta interessando gli artisti del mondo della cultura romana, e che chiedono al teatro stesso di aprirsi ulteriormente, perché noi siamo contrari ovviamente a ogni operazione di forza, ci mancherebbe, una esperienza da valorizzare, però c'è un mondo che sta guardando al Teatro Valle con molta attenzione e chiede dialogo e apertura. Dialogo e apertura. C'è il tema della fondazione che è stata messa in campo da parte degli occupanti come anche modello nuovo di gestione di quello che è stato definito il bene comune Teatro Valle, il bene comune cultura. Si arriverà a fare un passo in avanti? Nei giorni scorsi il versante cultura è stato oggetto anche di una occupazione su un altro tema, quello del Teatro dell'Opera, dell'assessorato al Campidoglio, dell'assessore Barca. Cioè, non c'è il rischio che il versante cultura, che dovrebbe essere un po' il fiore all'occhiello di questa amministrazione, diventi anche la palla al piede per un immobilismo che si percepisce in città? Ma il tema è esattamente questo, accolto nelle tue parole con molta precisione. Cioè c'è un'eccessiva carenza di iniziativa istituzionale sui temi culturali a Roma, e noi l'abbiamo anche insieme ai lavoratori del Teatro dell'Opera detto all'assessore Barca, con un'iniziativa un po' singolare da parte di una forza di governo come la nostra, però abbiamo dovuto farlo perché da parte dell'assessorato alla cultura non c'è ancora un colpo in merito alle politiche culturali, non si batte nessun colpo insomma sulle politiche culturali romane, e c'è il tema del Teatro dell'Opera, delle biblioteche di Roma, con tagli importanti effettuati dalla precedente amministrazione. Un'istituzione come il Teatro dell'Opera, che sta diventando luogo di realtà, poi la conosci bene quell'esperienza, e quindi bisogna dare un segnale di controtendenza. E sul Valle c'è bisogno che l'assessore o chi per lei a questo punto dica cosa vuole fare, dire semplicemente bisogna portarlo da un'altra parte, bisogna portare un'esperienza di autogoverno e la fondazione da un'altra parte è insufficiente, perché non fai conti con un radicamento nel tessuto culturale della città di questo esperienza della fondazione, e penso che sia il caso di mettere tutti intorno a un tavolo, quindi di chiamare i rappresentanti della fondazione e di aprire un'interlocuzione con loro, e poi anche il resto della città, perché lo ripeto, c'è anche un mondo artistico che sa cosa ha in mente per il Valle. Aprire un dialogo, insomma, fare quello che dovrebbe fare un assessorato, e lo stiamo aspettando, torneremo a sollecitarlo.
30 secondi per dare un giudizio su questi primi mesi della giunta Alemanno e del nuovo corso. Qui in radio si è aperto un dibattito anche acceso tra i nostri ascoltatori, tra chi ne dà un giudizio positivo e chi ne dà un giudizio negativo, e poi una parte che si collocano, come sempre accade, nel mezzo. Vista dall'interno della maggioranza, qual è il giudizio che ne date di questi primi mesi? Sulla giunta Marino, sull'amministrazione Marino, sulla nostra amministrazione. Io vedo una squadra coraggiosa, ma perché di coraggio si parla quando ci troviamo a governare senza bilancio, quindi di fatto senza la leva economica più importante che ci permette di governare la città. Sono state fatte operazioni importanti, non dimentichiamoci che abbiamo chiuso Malagrotta, la più grande discarica d'Europa, senza aprire un'altra discarica. E il porta a porta è un progetto che sta diventando realtà, si è iniziata la parziale pedonalizzazione dei fori, e tanto coraggio per quanto riguarda la sfida ai poteri forti, quindi con l'assessore Gauto il tema della rigenerazione urbana, quindi di creare ricchezza intorno ai progetti urbanistici e residenziali senza aggredire il suolo, quindi le aree agricole, anzi addirittura andando a mettere in discussione le delibere di Alemanno che avevano, come stiamo facendo con quelle sull'housing sociale, che avevano aggredito il suolo. Però tutto questo è insufficiente perché la città è in ginocchio, questo bisogna dirlo senza ipocrisia, la città è in ginocchio e c'è la difficoltà di affrontare i cruciali che rappresentano, che interessano la vita di ormai tutti i giorni, la mobilità, le politiche sociali. Abbiamo aperto una trattativa con il governo per il commissariamento del debito. Sembra un'operazione che insomma stia andando in porto felicemente. Bisogna intervenire sui punti più deboli della città, quindi potenziare i servizi sociali, rilanciare le politiche abitative. Ci stiamo lavorando, l'amministrazione ci sta lavorando, però è complicato perché abbiamo un bilancio che di fatto è in sofferenza, questo lo leggete sui giornali. C'è da dire che la rappresentazione pubblica di Marino è una rappresentazione iniziata dallo scontro che il sindaco sta facendo con i poteri forti. Non c'è un giornale amico in questa città, in questo paese, è la prima volta che accade, e questo bisogna dire, la comunicazione è un punto fondamentale nel lavoro istituzionale di una giunta, e quindi diciamo che lo scontro sui temi che riguardano la casa e anche il trattamento dei rifiuti evidentemente ci sta facendo pagare un prezzo, sta facendo pagare un prezzo a Marino. Noi come Sinistra Ecologia e Libertà pensiamo che bisogna iniziare a lavorare seriamente. Una volta messo in sesto il bilancio, cosa stiamo facendo? Bisogna dal giorno dopo iniziare a lavorare sulle sofferenze sociali della città e quindi prendersi cura delle persone più deboli, un piano per il sostegno all'occupazione perché è veramente un punto dolente, raccogliere fondi dalla progettazione europea per creare occupazione, aiutare le imprese e rilanciare le politiche abitative in città. Ci prendo a sentire come abbiamo fatto con l'assessore Barca, perché noi, anche se abbiamo una responsabilità di governo, andremo a discutere con gli assessorati in maniera pubblica e quindi ci saranno altre iniziative presso altri assessorati, perché laddove ai cittadini non si risponde in maniera dovuta e doverosa, come compete a un ente pubblico, a un'istituzione, noi vogliamo intervenire con operazioni di trasparenza, come abbiamo fatto con l'assessore per la cultura. Quindi non abbiamo amici, anche se siamo al governo con questa maggioranza. Se c'è un problema che la giunta non affronta per pigrizia politica, per incapacità,
non saremo severi, e questo lo diciamo a partire anche dai temi che riguardano le politiche sociali. Non è che eravamo in piazza con gli operatori sociali, qualche giorno fa per rivendicare maggiore attenzione in bilancio. Se non ci ascoltano all'interno della maggioranza, ci ascolteranno sulla piazza, però sicuramente il programma di Marino deve andare avanti con le buone e con le cattive. Grazie a Gianluca Peciola, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in Campidoglio, e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi.